E adesso vi parliamo di questa ricetta di cucina che sono tortelli di patate, che, come dice il nome stesso, sono una ricetta tipica della regione toscana. Mi riferisco al nome tortelli. Ingredienti per 4 persone: Mezzo chilo di farina bianca di tipo 0, Mezzo chilo di patate bianche, 100 g di pancetta, 5 uova grandi, 2 spicchi d'aglio, Noce moscanata, Rosmarino che sia già grattato. Sugo di carne preferibilmente, ma va bene anche di funghi. Preparazione ricetta di cucina tortelli di patate. Cominciamo ovviamente dalla preparazione della pasta. Quindi prendete tre uova, acqua, sale e ovviamente la farina di tipo 0. Ne dovete fare la classica palla e la fate quindi riposare. Lessate dunque le patate e quindi le subliate e le passate. Prendete un pentolino da cucina e ci fate rosolare la pancetta degli ingredienti tritata finemente. Aggiungete quindi aglio e un po' di rosmarino il tutto mettendo 5-6 cucchiai d'olio d'oliva. Aspettate che l'aglio cominci ad imbiondire e lo levate insieme al rosmarino. Mettete quindi la pancetta, l'olio alle patate che avrete messo in una zuppiera. Mettete dunque anche due uova grandi e con esse 4 cucchiai grandi di parmigiano grattato. Mettete anche un po' noce moscata e ovviamente il sale e il pepe e noce moscata per aromatizzare. Rimestate il tutto e lo fate riposare. A questi punti della vostra ricetta di cucina tortelli di patate dovrete tirare la pasta fino a ricavarne tre dischi di 5 cm di diametro. Al centro di ogni disco mettete un cucchiaino di ripieno, li chiudete e procedete a sigillarli sul bordo facendovi aiutare da una forchetta. Passiamo quindi alla fase di cottura. Li fate lessare in acqua abbonante già salata e procedete a condirli con sugo di funghi e di carne.